Ed eccoci tornati in diretta. Dunque, stiamo parlando anche e siamo ormai entrati, lo abbiamo fatto già ieri in realtà, con i temi legati appunto alla primavera, grazie anche ai vostri contributi. E abbiamo detto in inizio di puntata che ritorneranno le giornate FAI di primavera, 23-24 marzo, dunque nelle prossime ore in tutte le città d'Italia ci sarà questo evento così importante dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese, con l'apertura di ben 750 luoghi in più di 400 città italiane, e ci saranno anche delle novità molto molto importanti. Allora, in attesa di collegarci con la nostra ospite che ci ricorderà anche un po', eccola qui, la vedo collegata. Nel LEDUOL alle tue spalle, Paola. Allora io direi a questo punto di darle subito il benvenuto, Manuela Cordara dell'Ufficio Eventi Nazionali del FAI. Buongiorno, buongiorno e bentrovata. Grazie. Buongiorno. 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 Allora, vogliamo vedere un'anteprima delle giornate FAI di primavera 2024 in 30 secondi. Trentaduesima edizione di uno degli eventi più importanti e significativi per conoscere il nostro patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Allora, Manuela, un appuntamento da non perdere in tutta Italia. Assolutamente sì, siamo presenti in tutte le regioni italiane, appunto in 400 città e 750 luoghi. Luoghi diversissimi uno dall'altro, quindi passiamo dai borghi ai grandi palazzi delle istituzioni, piuttosto che le botteghe storiche, ville private, parchi, giardini, archeologia industriale, ce n'è per tutti i gusti. Ad attendere e ad accogliere i visitatori in piazza saranno i nostri volontari, che per l'occasione scendono in piazza in 7500. Oltre a loro gli apprendisti ciceroni, sono studenti appositamente formati insieme ai loro professori, quindi c'è tutto un progetto di studio dietro. Questi ciceroni faranno da narratori in queste giornate, sono 16.000. Questo è un progetto bellissimo, mi piace sempre ricordarlo, perché appunto conoscendo poi il nostro patrimonio si impara ad amarlo e poi a tutelarlo, che è quello poi che ci sta a cuore. Non si finisce mai di scoprire e di apprezzare le infinite, direi, utilizzando un aggettivo che non è utilizzato a caso, le bellissime, le infinite bellezze del nostro paese. E poi credo sia anche significativo che a raccontarle siano i giovani, che troppe volte di queste bellezze non hanno una piena conoscenza. Dunque imparare per poi, ecco, anche in qualche maniera diffondere la conoscenza è davvero un aspetto molto molto importante. Sì, esatto, insomma, trasmettere poi ai propri coetanei, magari iniziare una piccola passione. Poi fate conto che i ragazzi continuano a seguirci, perché abbiamo poi anche gli studenti universitari. Qualcuno ne farà un lavoro, perché poi abbiamo studenti che hanno scoperto magari con noi alcune passioni e poi sono diventati architetti, restauratori, eccetera. Quindi, insomma, sono tanti pezzettini che però, insomma, tutti insieme col contributo di tutti possono comunque far sì che il nostro patrimonio, che è veramente immenso e infinito, perché in 32 anni abbiamo aperto luoghi sempre diversi, sempre differenti, e però bisogna tutelarlo per poter continuare a, certo, negli anni, a organizzare giornate anche come queste. Infatti la missione e il compito del FAI prosegue 365 giorni l'anno, quindi la vostra missione è curare il patrimonio raccontandolo, e lo fate ogni giorno, quotidianamente. Lo facciamo sempre. Innanzitutto l'esempio più tangibile di quello che facciamo sono i nostri beni FAI. Sono 72 beni FAI aperti al pubblico, e lì i nostri visitatori, chi decide di sostenerci, soprattutto perché ricordiamo, queste giornate sono appunto, chiediamo un contributo per la visita, ma proprio perché poi andando in un bene FAI
si capisce quanto teniamo alla cura di questi luoghi. Ci sono veramente dei luoghi che abbiamo preso in carico e che hanno iniziato una loro seconda vita. Quindi ecco, vi invito tutti, naturalmente, queste giornate senz'altro a partecipare, però poi durante l'anno a visitare anche uno dei nostri beni, perché proprio lì si può capire quanto il nostro operato sia importante. Senza voler fare torto a nessuno, Manuela, posso chiederti qual è il tuo Mi hai rubato la luogo? domanda? Lo sapevo. Assurdo. Allora, dai, falla tu, falla tu. No, volevo chiedere a Manuela qual è il suo bene del cuore. Era questa la domanda? Questa no, è boh, assurdo. Allora, visto che poi appunto l'Italia è grandissima e faccio un po' fatica a fare una scelta, però dovessi scegliere un bene fai, direi sicuramente. Direi San Fruttuoso, l'abbazia di San Fruttuoso, perché amo molto la Liguria, senza nulla togliere alle altre regioni italiane, però ecco, quando si arriva in battello oppure a piedi all'abbazia, veramente si entra un po' in un universo parallelo, in un altro mondo. È veramente un posto magnifico, invito a tutti a fare una visita. Ecco, quello può essere il mio luogo, però ripeto, senza far to ecco, perfetto. Direi, Perfetto. voglio dire, non hai tutti i torti, però davvero ci sono, abbiamo luoghi nel nostro paese che sono straordinari, da nord a sud, isole Isole comprese. comprese. Ricordiamo il sito Sì. internet fondoambiente.it, lo ricordiamo ai nostri amici telespettatori, 23 e 24 marzo, giornate del FAI, è un'intera settimana dedicata a questo, ma 365 giorni, continua e prosegue la missione del FAI. Grazie a Manuela Cordara per essere stata con noi e buon lavoro a Grazie a tutti. voi. Grazie. È stato un piacere, grazie mille. Buona giornata. Grazie, buona giornata anche a lei. E beh, insomma, Paola, davvero abbiamo fatto un viaggio velocissimo Sì. all'interno di alcune bellezze del nostro paese. Poi la straordinarietà, appunto, come dicevo in domanda, è quella che ogni anno c'è un bene diverso. Non si riproporre, lo diceva anche ovviamente Manuela, non si va mai a riproporre lo stesso bene, ma c'è un davvero ricambio continuo. Il nostro paese da questo punto di vista è davvero straordinario. È ricchissimo.